usare anche il mouse per selezionare il testo, fare operazioni, oppure lavorare su più linee o su blocchi di codice e si vede, vedi a video qual è il testo che hai selezionato. O c'è una modalità di, chiamata paste, nel senso per incollare del testo, che permette di incollare del testo dentro a Vim come se fossimo ad esempio in Nano, senza che intervengano ad esempio dei plugin che gestiscono l'indentazione automatica o l'autocompletamento, cosa che avverrebbe se incollassimo del testo in modalità di insert normalmente, che quindi ci rovinerebbe tutto. Fondamentalmente queste sono le modalità principali. Quindi, tornando al nostro... Tornando al nostro, la nostra schermata, vediamo, allora, passiamo a... Allora, partiamo con i comandi di base, che sono quelli di movimento all'interno di un file di testo, che stranamente, anche qui per motivi storici derivati da VI, sono sulle lettere H, J, K e L. Sembra strano, però c'è anche un senso. Allora, il motivo storico era che VI fu scritto per un particolare modello di computer che non mi ricordo, di workstation Unix, non mi ricordo quale, che non aveva le frecce, ma aveva le frecce mappate su quei tasti, erano disegnate su quei tasti, quindi l'editore avrebbe scritto sfruttando quei tasti per muoversi all'interno. Questi tasti funzionano in modalità normale, quindi se siete in modalità normale non inserimento e schiacciate J, scenderete di una riga, K sarete di una, H metà sinistra e a destra. È un po', diciamo, anti-intuitivo all'inizio, per cui uno dei metodi brutali di farlo è, nella configurazione di Vim, disabilitare i tasti freccia in modo che non funzionino e quindi sarete costretti a usarli. Però ovviamente se non volete essere così drastici che vi capita di imparare a usarli, è comodo, perché se voi state scrivendo, schiacciate, non so, backspace per una modalità normale, non dovete muovere le dita dalla tastiera e andare alle frecce per spostarvi nel testo, ma siete già con la mano destra su tendenzialmente la posizione di riposo, è praticamente HZ appare con le quattro dita, quindi potete tranquillamente muovervi. Abbiamo accennato prima al tasto T per entrare nella modalità di inserimento, ma altri tasti che vengono usati per spostarci all'interno del testo sono quelli che lavorano ad esempio su parole o su... ci sono tra l'altro due tipi di parole, stringhe o cose del genere, blocchi di testo, eccetera eccetera. Allora iniziamo da prima fare vedere, si può osservare una cosa, ad esempio la minuscola e la maiuscola, e spesso, non sempre, ma spesso effettuano un comando simile, ma la maiuscola ne fa una variante. Quindi ad esempio B minuscolo in modalità normale ci permette di andare alla lettera precedente, la parola precedente, scusate, la parola precedente, come vedete anche nel testo. Allora, nel caso della lettera B minuscola è una sequenza di lettere separata da un segno di interruzione, quindi come è scritto piccolo qui, se io sono sulla O, possiamo fare una D. Allora, no, dove arrivo qui? Se io da qui premo la B, teoricamente, adesso sono parlato in modalità normale, se io premo la B dovrebbe andare alla virgola, alla lettera dopo la virgola, perché è una parola con la B minuscola ed è limitata ad avere dei segni di interruzione. La differenza ad esempio invece con la B maiuscola è che considera, non la userete mai, però considera come parola delle sequenze di lettere separate da uno spazio, quindi semplicemente schiaccio la B maiuscola alla lettera dopo e quindi quella la considera come un'unica parola.
Ad esempio, se state scrivendo del codice e volete andare, scrivete un elenco di variabili separate da una virgola, perché state dichiarando, userete la B minuscola, se scrivete del testo, potete andare alla parola prima e c'è una virgola e poi lo spazio, o non lo so, potrebbe esserci un accento, un apostrofo tra parole, potete usare la B minuscola. E questa è l'una. La stessa cosa succede con la E, che invece va alla fine. Alla fine della parola o alla fine della sequenza di lettere separate da uno spazio. La W va invece alla parola successiva, che è diverso ovviamente. Nel senso B va all'inizio, W va a quella dopo, e invece se siete a metà va alla fine ma siete ancora all'interno della parola. Questo è comodo perché ad esempio potete... Altra cosa che vedremo piano piano è che in prima le combo sono incoraggiate, nel senso che potete combinare, è molto Unix-like, nel senso queste cose sono dei comandi. Varie categorie di comandi possono essere concatenate o fuse insieme, ripetute, per ottenere il risultato che vogliamo. Quindi, adesso andiamo a... Vabbè, allora, tra l'altro, dimenticavo. Per spostarci a inizio riga, fine riga, se non volete usare il solito freccia diagonale end, ci sono dollaro per andare a fine riga, e va alla fine. L'apice circonflesso, non so come si dice, l'apice che sta sopra il 5, insomma, nel layout italiano. Almeno no, in quello americano, in quello italiano sta sopra la I accentata che è in fondo. Quello va al primo carattere che non è white space della riga. Quindi se tipo il codice che è indentato, se usate quello andate alla prima lettera che avete scritto, non all'inizio della riga. Mentre 0, proprio il numero 0, va proprio all'inizio della riga, proprio. Ad esempio vi è utile se, non lo so, volete scrivere qualcosa prima di tutto il resto o cose del genere. Ci sono poi i comandi, un'altra modalità di inserimento è la A maiuscola, che permette di appendere del testo alla fine della riga. Mentre per cancellare del testo ci sono due modalità: replace per rimpiazzare, che è la R maiuscola, o cancella semplicemente, che è X. Se volete cancellare il carattere evidenziato dal cursore, o X maiuscolo per cancellare quello prima. Allora, facciamolo vedere. Sono in modalità normale, schiaccio X, cancellerà la A. Se io sono qui e schiaccio X maiuscolo, dovrebbe cancellare la N. E così via. Quindi 0 va all'inizio, se io invece vado sotto qui e schiaccio 0 di rettangolo, ok, l'apice è andato alla N, che è il primo carattere che non è un white space. E la stessa cosa, il dollaro va alla fine, mentre append va in fondo ed è di quarta diapositiva di inserimento, posso seguire. Piano piano, una regola più o meno è del tipo: quando avete tempo vi imparate un comando nuovo, e se usate, quando usate vi cercate di usarlo. Una volta che vi sarete abituati ad usarlo, vi imparate un altro, piano piano tirate le cose, perché altrimenti vedere tutte insieme, in effetti io metto bene, è un casino. Cioè comunque non rimangono in mente, anche, è anche un altro dei motivi per cui uno di questi può essere: com'è che si faceva andare a finire lì la porta? Invece di dover googlare ogni volta sulla wiki di Team, può essere comodo, o a caso, può essere comodo. Poi, allora, dicevamo la modalità visuale con D minuscolo, se a livello di carattere, nel senso voglio evidenziare una parola, sono alla prima lettera, schiaccio D e D visual mode e vai a fine della parola. E quindi ho la riga evidenziata. A questo punto potrò, ad esempio, come vedremo, cancellarla, copiarla, farci quello che voglio. V maiuscolo invece mi permette di selezionare intere righe, quindi
a qualsiasi punto dove arriva siate. Ok, vediamo. Allora. Inizia la riga. Sono qui, vie. Seleziona fino alla fine della parola. Cancella. Ops. Ok. Stessa cosa di maiuscolo, seleziona tutta la riga. Mi sposto, seleziona tutto quello che trovo. Se mi sposto con le lettere J e K. Per questo può essere comodo per selezionare delle, dei blocchi di testo. Ma anche questo è combinabile con, ad esempio, un altro comando che vedremo dopo, che ad esempio seleziona tutto quello che c'è sta due parentesi grafiche che stranamente vengono dati in punto di linguaggio di programmazione. Ok, quindi come abbiamo visto, ok, con il visual mode selezioniamo del testo e abbiamo D che permette di cancellare il testo. In realtà il testo non viene, cioè viene tolto, cancellato, ma non l'abbiamo perso, nel senso che se noi facciamo undo, quel testo riappare. Quindi potremmo usarlo, cioè delete viene usato anche per fare taglia. Lo selezioni, lo cancelli e poi lo incolli, è sempre quello. E quindi, perché viene messo nel buffer, allora, ci sono un aspetto un po' più complesso che non padroneggio tantissimo, nel senso che non lo uso comunemente, ma rende molto potente, è il discorso che dei buffer, cioè voi quando copiate del testo potete metterlo in un buffer, potete copiare dell'altro testo, metterlo in un altro buffer che non sovrascrive quello di prima e incollare uno dei due, e ce ne sono tipo un po'. Un tasto importante, molto molto comodo, combinato con l'altra feature che vi sto per dire, è il punto. Punto ripete l'ultimo comando che avete fatto. Quindi se avete selezionato una riga, selezionato una parola o, non so, inserito nel testo, voi fate, o cancellato, non so, avete usato un comando che tipo fa una regex, cioè cancella del testo, o invece di dover scrivere un'altra volta, cacciate il punto e eseguite un'altra volta. Questo va di pari passo con l'uso dei numeri, come vedete nell'esempio qua. Allora, sappiamo che W va alla parola successiva e D che cancella. Se io uso D, 2, W, io cancellerò due di parole da qui in avanti. Quindi cancellerò dalla posizione corrente alla prossima, tra due parole. Oppure voglio andare avanti di due parole, allora, devo. Se no non si capisce. Se io faccio due W, va all'inizio del non della parola successiva, ma di quella dopo ancora. Invece W l'avrei provato qui. Se invece io faccio appunto due W, va, lo esegue come se lo eseguisse due volte. E questa cosa può essere usata con qualsiasi cosa, quindi anche se io faccio V2, seleziona dalla posizione corrente alla fine della parola successiva a questa, e questo aggiunge abbastanza potenza a questi comandi singoli, mentre se, cioè è come fare, non so, control freccia destra due volte. Però questo può essere combinato con un'altra feature che non vi spiegherò perché non mi ricordo benissimo come si fa, però si possono fare tipo delle macro, cioè si possono registrare delle sequenze di comandi e assegnarle ad un tasto. Voi registrate una sequenza di comandi, la assegnate a quel tasto, quindi ad esempio seleziona tre parole, la assegnate ad un tasto, quando vi serve quella selezionate tre parole, lanciate quella macro, viene eseguita. E quindi in questo modo compattare un comando complesso in una sequenza di tasti vi permette di automatizzare un botto di cose volendo. Poi per terminare la slide abbiamo F e T. F è trova un carattere e T è vai a. F o E. Se io faccio da qui FN dovrebbe andare alla N, lo trova. Se io faccio TA
va giusto, ok, da qui Tn dovrebbe andare alla C. T invece si sposta, allora find serve per trovare una lettera all'interno della riga corrente e andarci sopra, quindi è come se fosse un trova all'interno della riga, che può essere comodo o meno comodo a seconda dei casi, e ci porta il cursore sopra. F maiuscolo, cercare indietro. T invece va fino a, cioè se voi fate Tn va alla C, cioè va alla lettera prima, e T maiuscolo dovrebbe andare all'indietro, backfill e find back. Quindi è quella famosa dualità dei comandi, per cui il minuscolo e il maiuscolo fanno due cose simili, in questo caso avanti o indietro. Per ricercare all'interno del file, altre cose importanti, si fa con slash, e qui slash e quello che volete cercare. Quello che volete cercare verrà evidenziato, tutti i match, e vi potete spostare tra i vari match con N per andare al successivo, e poi vabbè ricomincia gli update e ricerca. E mi pare punto di domanda, se non ricordo male, per tornare di nuovo. Okay. Comunque, con slash andrete a cercare. Con punto di domanda penso che cerchi backwards, ok? E torna indietro, vabbè, in questo caso non si vedrà mai. Però se volete cercare avanti nel testo, cercate con slash quello che volete cercare. Se volete cercare all'indietro, punto di domanda è quello che volete cercare. E cercherà all'indietro, poi sempre con next risalirete, e penso con P, adesso in effetti non c'è qui. Direi che questo l'abbiamo esaurito. Ok, copia e incolla. Se sì. Voglio ripetere la ricerca, devo per forza fare slash giro o basta in questo punto? Perché ho provato per il punto, ma. Se vuoi ripetere la ricerca, inizia ad andare a quello successivo, con N, vai al risultato successivo. Ah. Ed evidenzia tutti, tra l'altro, se vuoi togliere l'evidenziazione, non è immediato, ma è tipo due punti no HL search. Dovrebbe togliere l'evidenziazione ai match della ricerca. Queste sono delle cose più comode che si assegnano a un tasto, dove schiacciate il tasto e sparisce quello che vedete. Mentre per attivarlo? Per? Attivarlo invece. Attivare la ricerca? No, quando tu fai ricerca lui ti evidenzia teoricamente. Quindi bisognerà mettere. Nella mia configurazione lo fa. Pensavo lo facesse. Forse dovrebbe fare, prova a fare HL search, non fa perché no HL search, no, dovrebbe toglierlo, ok, dovrei guardare la configurazione, questa non me lo ricordo. In ogni caso con N sono sicuro che andate al link successivo, e con due punti tornate indietro, il punto di domanda cercate indietro. Queste sono. Scusa, ma la ricerca è espressioni regolari, categorie, come? Allora, quella con slash credo è testo normale. Poi puoi fare la ricerca con regexp facendo due punti per cento e poi lì tipo. Allora, aspetta, con. No, non vorrei dire cazzate. No, non me lo ricordo. Mi ricordo che con due punti per cento è come se usassi send, per cui puoi fare dei match, cercare con le regex, ma anche fare una sorta di find, cioè no, non una sorta, fai find the replace, tu scrivi percento S che è per spot substitute, poi fai slash, il match, slash, quello con cui lo vuoi sostituire, poi c'è la modalità G che è interattiva, e altre due che non mi ricordo che ti permettono di farlo automaticamente. Se tu fai interattiva lui ti evidenzia tutti i match, tu puoi per ognuno di quelli dire yes o no e ti fa sostituisce oppure no, che è comodo, è l'equivalente a un find replace di un qualsiasi editor normale, è un po' più incasinato da scrivere, ma c'è più o meno risposto.
Ma non mi ricordo se la ricerca era con regex oppure no, perché di solito l'ho usata sempre come ricerca semplice, tipo quando hai del test e non del codice e fai tipo cerca questa, questa parola, però in effetti non mi ricordo. Slash usare regex. Ok. Quindi per fare tipo copia o incolla, allora y fa copia, per cui se evidenziate nel testo con V e andate, o potete fare anche V entrando in modalità visuale, usare le lettere per spostarvi e poi il testo evidenziato, oppure fate V maiuscolo e evidenziate tutta la linea, con Y la copiate e siete pronti a incollarla dall'altra parte. Vi spostate dove volete incollarla e usate P per incollare dopo la posizione del cursore corrente, P maiuscolo per incollare prima. Ah, ok, c'è la, tra l'altro c'è la scorciatoia per copiare tutta la linea con YY, e come c'è scritto anche lì, ok, il testo, come avevamo già detto prima, il testo che è stato cancellato usando la modalità di delete, change, che però non conosco benissimo, quindi ho glissato su quella, e X che cancella, viene, è come se fosse stato copiato, quindi facendo un filo potete incollare. La modalità, cioè il tasto O, non è una modalità, O permette di passare dalla modalità di inserimento e creare una nuova riga, quindi se dovete creare una nuova riga e inserire, invece di fare maiuscola A, invio e scrivere, cioè vai alla fine della riga, entra in modalità di inserimento e creare una nuova riga, con O creerete una nuova, andrete a capo fondamentalmente e siete già in modalità di inserimento. Mentre O maiuscolo lo fa la stessa cosa, ma invece che la riga successiva la riga precedente, quindi torna alla riga precedente e entra in modalità di inserimento. Questo più o meno sono già un insieme di comandi che tendenzialmente vi permettono di fare un bel po' di cose. Allora, ok, mi sono dimenticato di spiegare come si fa undo, per cui cancellate del testo o schiattellate qualcosa, non vi siete dimenticati. Con undo si fa con la O, vediamo se è nella no, questa è l'editazione, vabbè. Con U fate undo e continuando risalite la catena degli inserimenti, e con CTRL R è redo, cioè refile l'azione che io ho appena annullato perché ho cambiato idea. Tra l'altro sugli undo ci sarebbe anche qui un discorso da fare, perché in realtà anche il livello di undo è stato, ci sono dei plugin che ti permettono di mantenere l'albero delle modifiche, quindi io ho fatto undo fino a un certo punto, poi ho fatto delle modifiche, poi sono tornato indietro, ho fatto altre modifiche, e tengono in memoria tutti questi comandi in modo che voi possiate fare tipo più branch di comandi o avere, cioè io annullo qualcosa e faccio altro, però oddio no, invece voglio tornare a quello prima, e ripristinate tutto, però no, non lo vado, però si può fare tanto bene. Ok, forse, ah ok, no, la modalità incolla, la modalità incolla, io ce l'ho comodamente assegnata ad un tasto, permette di copia e collare dentro del testo. Io ho schiacciato F10 e ho eseguito quel comando lì, poi se non l'ho assegnato ad un tasto dovete scrivere due punti set paste. Quando fate set paste potete copia e incollare dentro del testo che c'è nella clipboard, probabilmente nella poi un new form, vediamo un po'. Non c'è niente, quindi. Comunque, copia e incollate dentro qualcosa e evitate che venga fatto syntax highlight sopra o autocompletamento man mano che viene inserito e vi si stanno tutto l'impazione. Stessa cosa per disattivarla, quindi viene abilitata la modalità incolla, poi entrate nella modalità di inserimento e fate Ctrl-Shift-V o incolla con cliccando, perché questa è la versione da terminare, quindi non potete semplicemente a meno qui cliccare con il destro a fare incolla, no, forse sì. Vabbè. Comunque incollate dentro il testo e viene messo paro paro con me. Con ad esempio GIMP si riesce a fare proprio incolla.
colla da cose da clipboard esterne. Allora, da CVIM non me lo ricordo perché non lo uso mai. So che da Vim normale è la clipboard di sistema è accessibile tramite tipo più qualcos'altro e la Y e copia dentro. Libero, usare la clipboard di sistema. Doppio apice più il copia da Vim a è doppio apice asterisco, ok, e da poi più Y o doppio apice più. Ok, io mi, allora mi ricordavo questo nel modo sbagliato, è un po' un casino, però mi permette di, perché se voi copiate il testo da dentro di me dite oh beh, non voglio dall'altra parte, non funzionerà. E la stessa cosa al contrario, vabbè, no, forse al contrario, vabbè, se usate dentro al terminale, fate incollare il terminale dentro a Vim, funziona, ma se dovete fare il contrario, copia da Vim dentro alla clipboard, non andrà sopra scrivere la clipboard di sistema perché sono separate appunto per il fatto che Vim volendo ha dei 500 clipboard diversi, cioè potete copiare il testo e metterlo e assegnare ad una clipboard e poi incollare quella o incollare qualcos'altro in modo che potete incollarvi delle cose, tenerle da parte e poi quando vi servono metterle dentro. Vabbè. Quindi per fare la copia diciamo sulla clipboard di sistema? Penso che devi usare doppio apice asterisco la modalità visuale. Allora, credo la modalità devi evidenziare il testo con la micro modalità visuale, lo evidenzi, poi fai doppio apice asterisco e poi Y che fa copia e dovrebbe copiare della clipboard di sistema. Se ok. Ok. Anche allora appunto dicevo set past, ok, per togliere la modalità di incolla o set no past o un altro tasto che ho segnato sopra, comunque set past passa alla modalità di incolla, set no past torna alla modalità normale e standard di comandi. Allora vediamo, non so se presentate tutto questo, ok cerca e cerca indietro, N maiuscolo, ok, all'interno dei match, questa è la ricerca, forse avrei dovuto dirlo adesso, ok, quindi con slash ricerco all'interno del testo in avanti rispetto alla posizione corrente, punto di domanda cerca all'indietro, N, una volta che abbiamo i risultati ci permette di scorrerli, quindi mentre N maiuscolo dovrebbe invece andare al precedente match invece che al successivo. Asterisco e cancelletto non li conosco, quindi mi fido, non ve li presento perché starei leggendo qui, quindi comunque se è spiegato di più meno si capirà. Ok, questa è la famosa spiegazione delle macro. Usando Q si fa partire la registrazione di una macro, che è una sequenza di comandi qualsiasi. Voi schiacciate Q come se schiacciaste REC, vi verrà evidenziato, stai registrando una macro, voi fate quello che volete, poi, premendo penso Q ancora, sì, ok, fermate la registrazione. A questo punto potete usare... allora... non mi ricordo, ok, M di una lettera per dare un nome a questa macro, quindi voi fate Q, non so, D2E, seleziona 2 fino alla fine della prossima riga, della prossima parola, non questa ma quella dopo, Q ancora, MA, se poi fate chiocciola A, vi eseguirà questa sequenza di comandi. Quindi ad esempio fate un comando che non lo so, non volete fare, non conoscete il fatto che potete fare tipo come send, find, replace e cancellare non so tutte le prime 4 white space o caratteri garbage all'interno di un file, voi registrate una macro, fate xxxx che ne cancella 4, q, ma, poi fate non so 100 chiocciola a, lui mi eseguirà 100 volte la macro A che cancella le 4
le quattro prime lettere. Ovviamente nella macro dovete fare anche tipo, in realtà, vai alla riga successiva in modo che siano raccordate una all'altra e potete dare una sequenza. Però questa cosa vi permette di fare anche quindi le super combo che automatizzano l'altro lavoro. Che poi uno magari scopre invece che poteva farlo con find replace e applicare tutto il file, o è un mago di set e esce da Vim e lancia set usata all'interno, però qua c'è sempre utile. Ma una macro può chiamare un'altra macro? Non lo so. Essendo una sequenza di domande, mi verrebbe da dire di sì. Perché se tu imparti con la registrazione di una macro e fai chiocciola, lui eseguirà il comando associato perché è un comando suo. Quindi se io poi gliela cambio, lui mi farà qualcosa di diverso. Se gli dopo assegno qualcosa. Non lo so se poi incomincia a fare tipo che chiamo la mia stessa macro e fai una cosa ricorsiva con me esterna. La mia domanda è se dentro una macro registri una macro, cosa succede? Ma non puoi fare così. È una domanda interessante, ma non l'ho mai fatto. Tra l'altro le macro sono, okay, sono come una variabile, ci sono tipo le macro locali e le macro globali. Lasciamo stare. Che è scritto lì, le macro sono o globali o per buffer. Quindi io apro un buffer, modifico un file, definisco una macro che mi fa una certa cosa qui e la segnala A. Poi ne definisco altre 21, finisco le lettere. Poi apro un altro file, voglio definire un'altra macro. Se le definisco per buffer ne ho altre 21. Oppure voglio fare una globale e la segno una lettera maiuscola. E sono a posto. Ok. Direi che abbiamo raggiunto un livello sufficiente di insanità mentale da passare a qualcosa d'altro. Ok. Queste domande conosco benissimo, però sono fighissime. Ok, ho puntato per sbaglio questa volta. Sono per utili per programmare, molto interessanti per programmare, nel senso che se io sono all'interno di, ad esempio, il codice C, mettiamo, per cui tipo i blocchi sono delimitati da delle parentesi graffe, e io sono all'interno di un blocco, posso saltare all'inizio del blocco premendo per 100, che salta all'inizio del blocco, poi lo premo un'altra volta, va alla fine. Oppure con dei parentesi tonde posso andare all'inizio, quindi la frase penso che lo si divide in paragrafi separati da una linea vuota, credo. Quindi con la parentesi tonda vado alla prima lettera del paragrafo, con la tonda chiusa vado alla fine, mentre con la graffa faccio la stessa cosa ma vado alla riga vuota che li separa, eccetera eccetera, credo, però anche qui potremmo provarlo. In ogni caso la cosa comoda è che se sono all'interno pure di un'espressione tipo un if, se io voglio tornare all'inizio dell'if per aggiungere qualcosa non devo stare a fare h o b per cento. Se sono dentro ad una coppia di tonde va all'inizio, alla prima tonda o alla fine, mentre se sono all'interno di un blocco di codice all'interno di un'istruzione normale andrà alla graffa, se sono tipo dentro al for. Ok, proviamolo per vedere se funziona davvero quello che dico. Quindi io sono qui dentro per 100, non ho. Sto prendendo davvero per 100. Tonda, non c'è un cazzo qui, ok. Però ok, doveva funzionare ma non funziona. O sto sbagliando? Questo è per 100. Per 100, no. Sto bene, ok, perfetto. Fate finta di non aver sentito, l'ho detto. Teoricamente doveva andare a delle coppie di parentesi. Ah, no, sì, doveva funzionare anche con le graffe. Non funziona nessuna, perché sta su una define. Ok, probabilmente deve riconoscere un po' meglio il testo. La chicca sulla stessa linea, ok. K è il ganzo. Se voi siete all'interno del codice C, andate sopra una funzione, prendete K maiuscolo,
vi apre la main page di quella funzione. Cosa fu, cioè sarebbe edit, penso che possa essere configurato per altre cose, però per delle funzioni C va alla main page, che può sempre servire. Le altre cose tipo L quadre, ah giusto, G. G va alla fine, quindi tipo GG maiuscolo va alla fine del file. Penso che solo la G va alla fine, potrebbe andare alla fine della linea, non sono sicuro. Qui anche quello va, si fanno le combo, perché probabilmente se il G si sposta in qualche modo può essere combinato con qualcos'altro di ripetuto. Ok, ah giusto, un'altra cosa interessante è l'indentazione. Se io seleziono un blocco di testo e voglio indentarlo, per cui è attivata la modalità per cui riconosce il linguaggio in cui è stato scritto il codice e l'ho configurato per dirgli in quale modo deve indentarlo, se io lo seleziono e poi faccio maggiore, lo indenterà a destra di, in base a quanto l'ho configurato, non so, 4 spazi, un tab, 8 spazi, quello può essere configurato. Mentre col minore lo sposterà indietro, che è comodo appunto teoricamente combinato con il discorso seleziona tutto quello che è compreso all'interno di un blocco. Io faccio V se per vai all'inizio del blocco e ho selezionato tutto il blocco, poi faccio indenta e mi indenta tutto un blocco di codice con 4 tasti. Cioè comunque è comodo, funziona. Basta che il riconosca il linguaggio del sorgente e quindi funzionerà l'indentazione appropriatamente, nel senso se io faccio indenta su un file lui me lo indenta di 2, se lo faccio su un file C me lo indenterà di 8 o 4 in base a come l'ho configurato, perché cioè tipo l'opzione di configurazione C indent che va sopra il C e l'indentazione normale che possiamo mettere ad esempio a 2 le spazi per gli altri linguaggi di programmazione. Direi che più o meno tutti i comandi che conosco ve li ho detti. L'ultimo tilde potrebbe essere interessante convertire da minuscolo a maiuscolo, però vabbè, non è che sia indispensabile. Cioè, come volevo proseguire la presentazione era passare a descrivere come funzionano la gestione di buffer, tab e finestre. Sono tre cose diverse, per cui è un casino, però anche qui danno un sacco di possibilità. Un buffer è come se fosse come in Emacs o in altri editor, un buffer è un file aperto ma che non è associato necessariamente ad una schermata. Quindi se io posso creare un buffer con volevo lasciarlo alla fine, ormai l'avete visto mille volte. C'è un comodo immagine che potete usare come sfondo che raccoglie un bel po' di comandi in una sola immagine. Potrebbe essere carino, magari uno dice quasi settimana voglio assolutamente imparare Vim, mi metto Vim da terminale, quello su terminale trasparente con questo sfondo e ho sempre i comandi davanti. Detto quello, allora dicevamo build crea tra l'altro vabbè qui è cominciato a partire con la completion. Io non so, tipo aprimi un buffer con dentro il certificato del copy, bella, e l'ha aperto in un buffer ma non l'ha visualizzato, l'ha solo messo lì. Se io vado a b next,
passerà al buffer successivo, che è quello che abbiamo appena creato, e ci sarà dentro il contenuto. Ok? E il mio certificato del poi, va bene. Fondamentalmente i comandi altri sono, non ho detto come si esce da lì, vabbè, non dovrete mai uscire da lì, no, e neanche come salvare un file, modificare un file, ok. Allora, con i comandi interessanti, allora, tutti è più o meno precede sempre un comando, con Q uscire dal file senza salvare. Lui si incazzerà e dice, oh guarda che mi ho modificato un file, vuoi salvarlo? Allora, se prendete invio non farà niente. Allora, potete o dire no, non mi interessa. Cioè, forza, come se fosse forza, un punto esclamativo ed esce senza salvare. Oppure fare salve, che fa salvo un file, e poi dite come nome del file, ciccio.txt, e lui creerà il file ciccio.txt nella directory corrente sua, cioè lui quando lo aprite da una directory è in quella directory, altrimenti potete dire no, io voglio andare in un'altra directory, fate cdocs, se detto fate salv pippo.txt, l'avrà salvato in quella in docs. Il classico problema che mancano i permessi, non c'è plugin come su Emacs per usare support. Vedete che c'è più potenzi, dicevi. Non c'è plugin come su Emacs per usare subito se non hai permessi di editare in una cartella. Non mi ricordo. La classica cosa è che prima cartella dove non hai permessi, stai editando un file, dopo due ore che hai finito di scrivere, dice non hai permessi. Non mi ricordo come si fa. Credo che ci sia un modo di farlo, ad esempio, facendo un punto esclamativo, gli esegui un comando, non so, puoi salvare un posto dove vabbè, o lo salvi da in un file temporaneo, poi riapri il file sudo vim, apri quel file dove salvi in un altro posto, non lo so, in effetti potrebbe essere una cosa da approfondire, ok. Comunque dicevamo, con salvo che salvate in un nuovo file, però mettiamo che avete questo file qui, non modificate, volete salvare semplicemente le modifiche con W scrivere, e quindi salvare modifiche su un file che già esiste. Se invece fate un punto W su un file che non esiste perché avete aperto un buffer e iniziato a scrivere, vi dirà dove lo devo scrivere. E quindi usate salv per salvare un nuovo file. Per modificare un file di testo esistente, con due punti E vi permette di modificare un file. Normalmente due punti E vi lascia così nel buio, nel senso voi dovete ricordarvi tutto il path e il nome del file. Uno dei plugin comodi è quelli per cui con tab comincia a fare senza scompression di qualsiasi cosa, come e quindi con tab scorrente. Ok, apriamo pippo.txt, invio e lo apro, che è quello di prima. Dicevamo i buffer, quindi c'è sempre una serie, una successione di comandi, aspettate che mi devo riprendere, ok, con due punti B, no questo non c'entra, però allora mi metto direttamente gli appunti che vi ho messo, ok, con B add, B next, B previous, B first, B last, sono tutti preceduti da B perché è buffer, e poi c'è first, last, next, prev, che vi fanno spostare tra all'inizio, al primo, all'ultimo. E com'è che vediamo la lista di buffer che ci sono? Io proverei un b-list, però non sono sicuro, vediamo. No, non esiste. Non lo so. Ma non c'è. In realtà io c'è l'autocompletion, cioè se faccio B tab allora no, di default mi penso che non ci sia l'autocompletion dei comandi, o meno non sempre. Io ce l'ho, ma non so quale plugin l'ho aggiunto, quindi non me lo ricordo al momento, però fondamentalmente no, io ce l'ho, per uno dei plugin che ho
se io faccio bn tab mi scrive bnext. Alle volte, tipo per previews, se fate bprev funziona lo stesso, però se fate tab ve lo completano in previews, ma se anche se scrivete bprev lo accetta comunque. Comunque, i buffer, abbiamo visto, aprite un file ma non lo vedete, non sapete quali, a meno che ci sia un comando che non mi ricordo per listare tutti i buffer aperti, ce li avete lì ma non sapete dove è aperto. Poi, io non li uso mai. Ci sono i tab. I tab sono quello che avete in Firefox, quindi... li avete lì sopra, no? Allora, sarebbe teoricamente con T, T open, no? T, 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 no? T, T add. Boh. In realtà io mi sono fatto una combo, per cui come in Firefox, con Ctrl T che run down. E mi sono dimenticato il comando. Sa che è tab new. Tab new, ok. Quindi poi con... in realtà c'è comunque da segnare. Ok, poi con due punti tab poi si applicano le stesse cose di prima: next, previous, first e last, per spostarli a primo, ultimo, quello di mezzo, il prossimo, il primo. Vediamo questo che almeno è più comodo da vedere. E quindi sono abbastanza comodi per tenere aperti più file contemporaneamente. Allora, in Vim sono, in gvim sono veri e propri tab con la X per chiuderli così. Mentre in Vim da terminale sono semplicemente delle etichette da sopra. Tra l'altro potete anche configurare quello che viene messo dentro, tipo il nome del file dentro un tot di caratteri, ma volendo potreste configurarlo per metterci dentro qualcos'altro, ad esempio togliere l'estensione o... Però, diciamo... è un po' di lavoro. Un'altra cosa interessante sono le finestre, almeno credo che si chiamino così. Sono quello che più o meno c'è anche in Emacs. Se volete dividere lo schermo in orizzontale o in verticale, sempre mantenendo lo stesso tab. Quindi facendo allora CTRL W B divide in verticale. Questo è come se fosse un altro file, un altro buffer, anzi, probabilmente un altro buffer. Quindi qui ci volete caricare un altro file, qui mettercene un altro e modificarli tenendolo di fianco. Tra l'altro non mi ricordo come, ma penso si possa tipo aumentare lo scroll sincronizzato, perché se voi cominciate a scrollare il file scrollano tutte e due. Allora CTRL W e poi V. Divide verticalmente. Orizzontalmente non però ricordo più se è H, no. Ok. Non mi ricordo così orizzontalmente. E poi per uscire da uno dei... cioè, allora, con due, due, allora, due punti Q lo chiude, per switchare da uno all'altro CTRL W, sempre CTRL W, switcha all'altro. Se ne avete tanti per navigare, mi pare che CTRL W poi un tasto di spostamento vi sposta, quindi CTRL W H andrà quello a sinistra, CTRL W L andrà quello di destra, CTRL W J andrà quello sotto e K quello sopra, ne avete tipo 4 o 5. Quindi comunque tendenzialmente il CTRL W W switcha se ne avete due, è quello più comodo da avere. Ogni tanto si usa, in realtà non ho mai usato più di due finestre contemporaneamente, però potrebbe essere utile. Invece per fare il timing verticale, allora dividerlo orizzontalmente adesso non me lo ricordo, però sarà sempre controllo per qualcosa, però alla fine guardate sulla Wikia e si trova praticamente tutto. Queste tre cose combinate penso che vi permettano di aprire o di fare tutto quello che volete senza dover aprire più terminali contemporaneamente. Io sono aperto ma non mi serve lo stesso stream. Ah, di default sì. Se tu ad esempio vai nell'altro e fai tipo due punti e apri un altro file, te lo apri lì e nell'altro no. Se poi si vince tra le cose. Fino ad esempio qui, se qui faccio il punto di serie qua, io vado di là e faccio insert
sono due cose totalmente indipendenti, che qua sono salvo come panzer.tissimi, ho due file separati. E quindi posso modificare un file vecchio, oppure incollare tra i due, cose del genere. E tra i tab posso spostarmi, ad esempio io, avendo tolto le frecce da, per lo spostamento, le uso per spostarmi tra i tab, quindi freccia sinistra va al tab prima, freccia destra va al tab dopo. Ctrl T apre un tab, penso, non so se Ctrl V apre o chiude, no, va bene, perché l'hai già rimappato, comunque, questa è una serie di customizzazioni del genere e renderò la vita facile. Questo ci porta al passo successivo che volevo affrontare, a parte quello delle finestre, che è quello dei plugin. Vim permette di installare una serie di plugin che fondamentalmente permettono di estendere il comportamento del editor, quindi fare un po' di cose. I plugin possono essere scritti o nel linguaggio di scripting integrato in Vim, che tipo si chiama Vim Script, ma ci sono anche dei bindings di Vim Script, ad esempio per Python o per Ruby, quindi alcune parti dello script volete scrivere in quel linguaggio e chiamare da dentro Vim Script, per cui voi scrivete un plugin ma non dovete implementare tutto in Vim Script. Se volete, o comunque per quale che l'hanno scritto, ha reso la vita molto più facile e ha permesso di scrivere molti più plugin. I plugin ce ne sono tanti e anche nuovi, recentemente, almeno da quando ho iniziato a usare i plugin di Vim, ho notato che è abbastanza, non si trovano tutti i plugin del 2004, del 2003, quando non esisteva ancora Eclipse, per dire. C'è gente che ha scritto recentemente dei plugin nuovi a Ganzi, ad esempio Vim Rails, per cui Rails è un framework per sviluppare web application che usa MVC, poi siete dentro il file, ad esempio siete dentro il controller, schiacciate un tasto e vi porta al model relativo, oppure schiacciate un tasto e vi porta alla view. Per dire, può essere comodo, può essere non comodo, ma è stato scritto 3 anni fa al massimo, 2 anni e mezzo fa. Quindi ci sono anche plugin nuovi, vengono aggiornati, vengono migliorati, per cui si riesce a rendere Vim, diciamo, quasi un IDE. Ad esempio, allora, una lista di plugin io ho messo tipo, aspettate che lo ritrovo. Ok. Sul mio repo GitHub, che dove trovate il link da queste parti tipo qui, ci sono tutti i plugin che ho installato. Ok, allora, ho usato una sorta di plugin per gestire il plugin. Allora, potresti installarli uno a uno e dovresti andare a prendere dall'archivio, scompattarlo, metterlo dentro lì e dire usa questo. Non c'avevo uno sbaglio, comunque ho trovato questa cosa molto semplice che si chiama Pathogen, che con una riga dentro la configurazione di Vim. Ok, con queste due righe vi permette di installare i plugin di Vim semplicemente buttandoli così come sono dentro la cartella bundle. Dentro la cartella bundle ci sono tutti i plugin buttati lì a caso. Cioè, io ho preso il plugin, l'ho scompattato, ho preso la cartella col nome, l'ho messa lì e lui me lo vede, senza che debba fare nulla. A meno, ad esempio, alcuni plugin tipo Command-T che devono essere, c'è dentro una cosa che deve essere compilata, se leggete il review vi dice devi fare anche questo e questo, lo compiti da posto. Però semplifica abbastanza l'installazione di plugin che prima che scoprissi l'esistenza di Pathogen mi sembrava un po' sbattimento, perché dovevate tenere o la cartella, cioè fondamentalmente quando estraete un plugin dentro una serie di cartelle, per cui quelle cartelle vanno messe tipo dopo, ha messo nella sottodirectory doc, quindi dovreste avere qui un albero di cose e mettere ogni file nel
nel punto giusto per evitare che non trovi la deposit BIM. Invece con un pathogen voi semplicemente mettete quello che scompattate del plugin dentro la bundle e lui fa tutto più o meno fondamentalmente. Comunque vi cercate il pathogen BIM e più o meno il modo di installarlo è tendente ad aggiungere quelle due cose e fare poco altro. Ok, dicevamo i plugin che uso sono questi qua, ovvero CDAC Complete fa autocompletamento di funzioni o costrutti C++ premendo tab e vi apre tipo una sorta di CDAG per fare la syntax completion, se voi fate include standard.io.h, adesso sa che esiste standard.io, per cui se fate printf vi completa con qualsiasi cosa possibile immaginare, printf c'è, prima di includere standard.io.h non troverà printf perché voi non avete ancora incluso standard.io.h, quindi comunque l'autocompletamento vi dice anche tra l'altro più o meno penso il file dove è definito la funzione ladder, però qui non so se perché vado a usare include, comunque permette di fare syntax completion di file C++, me l'hanno consigliato recentemente, l'attuso tra l'altro, e sembra funzionare abbastanza bene, non l'ho usato ancora moltissimo ma sembra carino. Altro plugin che uso, Command T, che vabbè qui non ho messo su perché tipo vabbè, comunque Command T è un plugin che vi permette di fare ricerca all'interno della directory corrente per un file che abbia un certo nome, è comodissimo, a me, io lo usavo tantissimo quando lavoravo, sviluppavo in Rails, per cui non conoscendo bene i comandi di Rails per spostarmi usavo Command T. Se voi aprite Vim all'interno della radice del progetto, se vi mettete a cercare un file usando Command T, cercherà in tutti i file, cioè cercherà in tutte le sottodirettori di quella in cui siete corrente, quindi fondamentalmente cercherà all'interno del vostro progetto. La cosa intelligente di Command T è che uno è veloce, due è più o meno intelligente, nel senso che, allora vediamo un attimo se riesco a fare una demo significativa, non mi ricordo, mi chiudo tutti insieme, ne ho aperte mille e faccio un maiuscolo di 5 minuti. Allora entriamo in sorgente di Cuneo, c'è un po' di roba di combatti. Come l'avrò mappato lì? Una cosa. Ok, ho chiamato la camera. Allora, Command T tendenzialmente non si assegna con un tasto che si chiama il tasto leader, si chiama leader, penso che esistesse questo tasto ancora dai tempi cent'anni fa, e quindi potete rimapparlo su quello che volete. Quello di default forse è virgola, per cui voi fate virgola quello che volete fare, come se faceste leader qualcosa. Il plugin Command T lavora con leader e ad esempio mo, se volete cercare un file da aprire, vedete che più o meno mostra un bel po' di file nella directory corrente. Se io incomincio a scrivere, tipo, non so, voglio andare su readme, scrivo R, e ho cercato la rivoluzione e ho fatto già vedere readme.
Se invece io voglio fare rho, tipo RA W, e lui cerca rho, ma non solo il file che si chiama rho.c, che ovviamente è il primo risultato, ma ad esempio cerca anche delle sottostringhe, quindi non so, rho-posix, oppure ad esempio, non so, abbiamo, facciamo un esempio più complesso, abbiamo Linux user arm nwfpe standard cpio, vogliamo aprire quello file senza dover aprire tutte le sottodirettive. Cerchiamo Linux U, poi cos'era ARM, poi cos'era CPDO, senza mettere cose in mezzo, noi scriviamo dei pezzi del BAT e lui cerca in ordine quei pezzi all'interno di tutti i BAT discendenti. È molto comodo per aprire ad esempio file sparsi in un progetto che ha delle BAT un po' articolate, ed è abbastanza veloce, ci mostra quelli che sono i match fondamentalmente corrispondenti a quello nel buffer, e noi possiamo aprirlo tenendo invio e ci apre il file. È comodo, può uno utilizzarlo oppure no, però mi sembrava abbastanza interessante. Ok, poi Fugitive è un plugin che permette di usare il git all'interno di Vim, quindi avere git status, fare git add, git push, git pull, direttamente senza uscire e aprire un altro terminale e spostarsi qua e là. Penso sia abbastanza potente, ma non ho mai avuto il tempo di imparare i comandi. NetCommenter in realtà permette di selezionare un blocco di codice, lui riconosce, sempre sfruttando Vim, il linguaggio che è stato scritto. Se voi fate tipo leader C spazio, mi pare che quello fosse quello, sia quello di default, lui commenterà tutto quel codice con l'appropriata sequenza, che sono in Ruby, metterà hash, in C metterà backslash asterisco all'inizio, asterisco backslash alla fine, e così via. Se poi riselezionate tutto con lo stesso blocco e fate la stessa cosa, toglierà i commenti, che è comodo appunto per commentare dei blocchi di codice. Solarized è un insieme di colori, insomma un plugin, come si chiama? Template colori, insomma, che esiste sia per lo uso sia per la shell sia per Vim, e dicono che sia stato sviluppato per migliorare la visibilità e il contrasto. Comunque, cioè, Solarized è un tema di, cioè, di colori che esiste per quasi tutto, quindi lo troverete sia per una serie di terminali, quindi l'ho usato per console, esiste anche per il non terminal, esiste per Vim, esiste per Emacs, può essere anche interessante. SuperTab penso che faccia l'autocompletamento sia all'interno della modalità di inserimento comandi, per cui scrivete T-tab, vi fa vedere tutti i comandi di Vim che iniziano con la T, e facendo tab li scorrete con i pioni li eseguite, o appena fate due punti e spazio scrivete di nuovo in un file, schiacciate tab e vi fa vedere tutti i file nella directory corrente che inizia in quel modo lì, e sempre con tab potete scorrerli. Syntastic fa syntax highlighting, migliora quella di Vim, quindi lo aggiunge per linguaggi tipo Ruby o altro che non sono supportati in default. Tagbar fa una cosa interessante, carina, ad esempio qui abbiamo un file C, fa l'equivalente dell'outline di Eclipse, per cui facendo T open, teoricamente fa vedere una lista di tutte le funzioni, poi se ci sono delle variabili globali, installa le variabili globali o
penso anche tipo delle costanti definite, voi potete scorrere quel buffer fondamentalmente. Se voi ci andate sopra e andate tipo ad una riga che avete invio, vi porta a quella funzione lì, che più o meno è quello che fa anche Eclipse. Quindi è comodo, sapete, di fare da 500 milioni di righe e dovete navigare dentro. Un'altra feature che c'è, ma non supporta tutti i linguaggi, ad esempio, con JavaScript non riesco, è la possibilità di fare folding del codice. Quindi andate su una funzione, mi pare che sia ZC, no? ZO? No? Vabbè, infatti non lo prendi, va bene, non lo prendi. No, va bene. Teoricamente usando Z e poi mi pare C per chiudere un folder o per aprirlo, quindi riaprirlo, dovrebbe compattare una funzione in una riga sola, come potete fare in molti editor, per cui taglio, mi stavo allungando. Quindi più o meno tutto quello che mi viene in mente l'ho detto. Di possibilità ce ne sono parecchie, il plugin permette di fare un botto di cose, quindi fondamentalmente direi che questo è quanto. E niente, quindi sul sito penso che metterò, se riusciamo, questo sfondo qui, che può essere carino, non lo so, il PDF con il PDF con tutti i comandi, questo. E quello che ho scritto, che vi ho detto più o meno, cerco di trasformare in una serie di slide che metto sopra. Quindi spero possa essere utile, e lo scaricate per domande. Ok, grazie. Non staccavo totalmente per il video.